Tornato incredibile nel secondo episodio di Bendy e The Ink Machine, mamma mia! Incredibile, sono sempre nel mio mood di registrazioni a tema maglietta rossa, ragazzi. Ripeto, questa maglietta rossa la vedrete in una marea di video. Tutti quelli di Genshin, quelli di Bendy iniziali e probabilmente anche un 4 chiacchiere di Godo incredibile. Nello scorso episodio abbiamo avuto un'introduzione a questo Bendy e The Ink Machine, e devo dire incredibile, perché mi sono preso ben 3 jumpscare, di cui uno veramente fatto bene, che mi stanno facendo alzare l'asticella nei confronti di questo gioco sempre di più. Voi mi avevate detto che era incredibile, che avrei amato lo stile di combattimento differente da Dark Deception, e effettivamente è vero, perché mi ricorda tantissimo Bioshock. Ha il feeling alla Bioshock, ovviamente lo stile super cartoon ricorda molto ad esempio i corti della Disney, i primi corti della Disney, ma lo stesso Bendy ricorda vagamente il primo Topolino. Ci siamo capiti, no? Pure il personaggio di Boris, mi pare si chiama proprio Boris, assomiglia a Pippo. È una fusione di cose, assomiglia a Bioshock, riprende però lo stile cartoon Disney dei primi anni. Ha una storia molto interessante, perché io vi ricordo che lui è considerato, tra virgolette, il papà dei mascotte horror gaming, insieme appunto a FNAF, soprattutto per il genere della Poppy Playtime. Poppy Playtime ha preso molto da Bendy, non è il contrario, vi ricordo questo gioco del 2017, Poppy Playtime capitolo 1 del 2021, per farvi capire bene. Però Bendy ha un mood tutto suo che sto veramente adorando, ragazzi, sto solamente al secondo episodio. Una cosa che adoro è che anche il primo gioco è strutturato in capitoli, ragazzi, quindi per me è perfetto, perché ci facciamo un capitolino a video e siamo a posto, ragazzi. Non mi sono visto quanti sono, quindi GG. Quindi detto questo, ragazzi, facciamo il capitolo 2 del primo gioco di Bendy incredibile, primo salvataggio. Continua, vai. Allora, hai ripartito un pochino prima. Ah, vabbè, non mi aveva salvato. Adesso, ok, è la parte finale dell'altro video, ragazzi. Adesso noi ci avviciniamo qua, c'è un jumpscare. Noi abbiamo delle visioni. Tra l'altro nella visione vediamo quella creatura mostruosa che ci ha fatto prendere un colpo nel video scorso vicino alla macchina dell'inchiostro, ragazzi. La storia è molto sus. Ripeto, per adesso ho tutti i pezzettini che però ancora non riesco a collegare, perché, ripeto, sto al secondo episodio. Capitolo 2, la vecchia canzone. Intanto abbiamo un'arma, che già questo differenzia tutto quanto, perché se adesso arriva qualche nemico gli do una asciata in testa. Utilità 9. Ok, ragazzi, questo posto ha dei problemi con le assi. Il fatto è che i jumpscare sono fatti molto bene, pure questo qui delle assi non era fatto bene. Me lo immaginavo però, eh. Quindi noi siamo sprofondati di sotto rispetto a questo luogo sus dove si creano cartoni animati. He will set us free, quindi lui ci renderà liberi, che mi ricorda molto il prototype nei confronti di giocattoli in Poppy Playtime. Com'è che questo posto è diventato così grande? Me lo chiedo anch'io. Lì c'è un altro cartone di Bendy che secondo me ci perseguiterà. Queste registrazioni pure mi ricordano molto Bioshock. Adesso la sentiamo. Sammy Lawrence. Lui appare dalle ombre per far cadere le sue dolci benedizioni su di me. La figura di inchiostro brilla nell'oscurità. Ok, quindi è come uno spettro. Ti vedo, mio salvatore. Lo prego perché mi ascolti. Quelle vecchie canzoni io ancora le canto, perché so che vieni a salvarmi e sarò spezzato nel tuo abbraccio d'amore finale. Ok, la traduzione non è proprio perfetta, però ci siamo. Ma l'amore richiede il sacrificio. Posso avere un amen? Rispetto ai due che abbiamo sentito prima, che erano dipendenti che lavoravano qui e mi sembravano molto nervosi rispetto al nostro collega e capo di questo posto, questo mi sembra uno che invece fa parte di questo culto sus nei confronti di Bendy o di qualsiasi creatura assurda sia quella roba grande, eh? Ok, ragazzi. Posso colpire, Bendy? Ah, fichissimo. Posso distruggere tutti i cartonati di Bendy così non mi fanno più i jumpscare? Pure questo piccolo posso distruggere? No, quello piccolo no. Però quello lì grosso lo posso distruggere. Ma pure le bare posso colpire? No, ok, non le posso rompere. Va bene, ci sta. Ok, questo è creepy. Ok, lo rompo. Poi mi giro e riappare. Come funziona sta cosa? Dai, ma allora non so se è voluta o è un bug. Credo sia voluto. Quindi rinasce dopo un po'. Non credo sia una cosa di lore, mi sa. O forse sì. Cioè, se lo guardo non si ricostruisce. Se io non smetto di guardarlo si ricrea. Quindi se io mi giro adesso rinasce. Va bene, ok, ci sta. Va bene. E poi lui, Bendy, sembra un po' un piccolo demone, un piccolo diavoletto, quindi ci sta. Work hard, work happy. E beh, se lo dice Bendy. Ok. Hey, excuse me, can you help me? Hello? Ok. Allora, è appena passato un tizio veramente sus che aveva un cartonato di Bendy, quindi è lui che mette i cartonati di Bendy in giro per farmi prendere i colpi a me, va bene. Però
io vi ricordo, ragazzi, che abbiamo un'ascia, quindi se quel tizio mi fa un jumpscare, io lo colpirò in maniera veramente potente, incredibile. Where the hell did he go? Sì, è una specie di spirito, credo. Di fatto lui usa il potere, ma io non capisco, queste... Io bevo tutto, ragazzi, ma non, ripeto, non credo servano a niente. Però bevo tutto. Ma mi daranno un achievement, secondo voi, se bevo tutte ste robe? No, non è una porta invisibile. Quindi lui in qualche modo può passare attraverso le pareti. Vabbè, ha senso. Ho bisogno di portare energia a questo cancello, in qualche modo. Ci deve essere un paio di interruttori nelle vicinanze, quindi forse posso aprirlo. Reindirizza l'energia al cancello. Questa è una statua di Bendy. Quindi c'era proprio un culto attorno a Bendy. Quindi Bendy altro che cartone animato. Cioè, a meno che il cartone animato su Bendy lo hanno fatto dopo averlo evocato. Quindi lui tipo un demone. E questo culto è nato prima. Trova tre interruttori. Ci devono essere tre interruttori nascosti? Ok, uno l'abbiamo trovato. E allora staranno indietro, mi sa. Guarda che dettaglio della luce che fa così, mi piace. Ok, ragazzi, un interruttore l'abbiamo trovato. Questo è il secondo. Ecco il terzo. Apri il cancello, va bene. Mi devo aspettare un jumpscare adesso, vero? Mi sembra abbastanza palese. Io continuo a distruggere i cartonati, ragazzi, perché non mi fido. Ok, vediamo se riappare quel tizio sus di prima, eh? Vieni, vieni, amico, ti do una botta in testa se vieni. Stiamo attenti. Tra l'altro The Dancing Demon, vedi? Quindi battono molto sul fatto del demone. Mi guardo alle spalle sempre perché... Ok. Music Department, ok. Intanto volevo salvare, ma non si può salvare. È davvero buio qui. Ok, è cambiata la musica. Questa l'abbiamo vista, questa è Boris. Ok, questa è nuova. Bendy che balla, va bene. Un'altra registrazione. Sammy Lawrence, sempre lo stesso. Quindi la prima cosa, Joe installa questa macchina dell'inchiostro sopra le nostre teste. Poi inizia una perdita. Per tre volte non siamo riusciti a uscire dal nostro dipartimento perché la vernice aveva legato le scale. La soluzione di Joe, una pompa di inchiostro per drenare periodicamente. Ok. Ora ho questo brutto interruttore della pompa nel mio ufficio, persone dentro e fuori tutto il giorno. Grazie Joey, proprio quello di cui avevo bisogno. Altre distrazioni. Queste stupide canzoni dei cartoni animati non si scrivono da sole. Sammy Lawrence, dipartimento di musica. Io sento dei rumori bruttissimi. Ah, questo è un personaggio nuovo. Alice. Alice Angel. Ah, angeli e demoni. Può ballare e cantare. Noi siamo venuti da questa parte, abbiamo un po' di direzioni, eh. Allora, innanzitutto voglio andare in questa porta qui dietro. Però volevo salvare, ragazzi. Ancora non mi fanno salvare. Perfetto, è chiusa, come l'ho detto. E se andiamo da questa parte, invece? Questa è chiusa, sempre? Qui? Ah, ok. Brutto posto, ragazzi. Norman Polk. Ogni giorno succede la stessa... Che inquietante. Cosa strana, sono qui nella mia cabina, la band suona e all'improvviso Sammy Lawrence arriva e spegne tutto, ci dice di aspettare nel salone. Poi lo ascolto, lui accende il mio proiettore e corre dalla cabina del proiettore fino allo studio di registrazione, come se stesse fuggendo dal diavolo in persona. Ah! Vedete che c'ho ragione io? Alcuni secondi dopo il proiettore si spegne, ma Sammy rimane lì per molto tempo. Questo tipo è strano, troppo strano. Ho una mezza idea di parlare con Mr. Drew su tutto questo, ma devo ammettere che il Drew ha le sue peculiarità. Quindi pure questo è preoccupato del fatto che questo tizio continua a comportarsi in maniera sus. Non è che solo lui vede Bendy? Sarebbe carina? Forse perché lui ha fatto un patto col diavolo? E quindi solo lui vede Bendy? Ma io ho premuto il proiettore, ragazzi, ma non vedo niente. Comunque, allora, ho un brutto presentimento, ragazzi, perché figurati se l'uscita funziona. Quindi secondo me prepariamoci a uno di quei jumpscare adesso, ragazzi. Io mi devo preparare mentalmente perché secondo me mi appare da dietro quel tizio, vedrai. Palese. Se voglio uscire da qui devo trovare un modo di drenare. Suggerimento, trova il controllo della pompa. Ok. Ragazzi, però mi è preso un colpo. Ok, primi nemici. Mamma mia, che paura. Ragazzi, mi sono cagato sotto, mannaggia. Pure detto che arrivavano. Vabbè, mi piace l'idea che possiamo combattere. Cioè, mi sento pure meno inerme. Ok, 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 amici. Ma no, 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 amici. Ho detto una cavolata. Ok, bimbi. Una alla volta, eh. Tre insieme non si può fare. Beh, già finiti? Vieni, vieni. Fatti sotto.
Guarda che sono armato e pericoloso, eh. Vieni, vieni. Ok, è iniziata una musica veramente inquietante. E si è aperta la porta. Ok, si sono aperte tutte le porte, ragazzi. Dobbiamo un attimo stare attenti. Andiamo prima a vedere quest'altra porta, allora, scusami. Ok, ragazzi, con calma, c'è pure il biliardino. Ok, un attimo. Ma pure qui è cambiato. Eh sì, è cambiato tutto. È Bendy che gioca con uno scheletro? Potrei fare una battuta sul Godoverse, ma eviterò di farla, però. C'è uno scheletro incredibile. Quindi lui rimaneva a fissare questo affare, questo corto di Bendy. Beh sì, è praticamente Bendy che gioca con uno scheletro e poi è come se saltasse fuori dallo schermo, vedete? Allora, andiamo in questa stanza prima. Ok, qui si può giocare. Questa non si apre. Ok, posso giocare? Ma che bello che hanno messo questi giochi, hanno messo pure le freccette. Posso giocare? No, non posso giocare. Ti prego, fai che c'è un achievement se vinco, ti prego. No, non ho vinto niente. Perché ne sono volate due o tre fuori, secondo me. Se lo fai bene, secondo me c'è un segreto. Oppure un achievement, qualche cosa c'è. Non la, altrimenti non ha senso. Ok, ragazzi, abbiamo fatto pure questo momento sus biliardino. Ok, dopo questo momento sus andiamo avanti. Abbiamo questa strada qui, oppure la strada per le registrazioni. Io andrei un attimo qui sotto. Siamo sotto dove abbiamo visto il corto di Bendy. Allora, c'è già una cosa inquietante, ragazzi. Da sopra si vedevano delle sagome di Bendy. Da sotto non ci sono più. Questa cosa non promette bene. Ok, il pianoforte che doveva per forza fare questo coso incredibile. Ok, sala di registrazione. Susie Campbell. Potrebbe essere solo il mio secondo mese di lavoro con Joy Drew, ma posso dire già che amerò lavorare qui. Sembra davvero che alle persone piaccia la mia voce da Alice Angel. Ah, ok, lei è la doppiatrice del personaggio di Angel. Sam dice che lei può essere così popolare come Bendy un giorno. Ok, quindi c'è la competizione di mascotte. In queste due settimane ho doppiato di tutto, da sedie parlanti a galline ballerine, ma questo è il primo personaggio che ho davvero sentito una connessione. Lei è come una parte di me. Alice e io possiamo arrivare lontano così. Ma in tutto questo, chi era quel tizio che portava le sagome di Bendy in giro? Domanda da $1 milione di Godo. Eh sì, qua ragazzi facevano le musiche sus, vedi, sopra i disegni e sotto le musiche. Tutti quelli che fanno finta di essere ammalati subiranno delle conseguenze. Ok, insomma, nell'infermeria proprio ci andavano solo quelli proprio che stavano male male male, eh. Altrimenti tutti al lavoro, vabbè, ha senso. Ecco, questo è un po' inquietante, guardate. C'è scritto non far vedere a Joy, guardate, sono degli sketch di Bendy. Ed è inquietante che lui in tutte le emozioni sia uguale, è felice, triste, arrabbiato, disgustato, ha sempre la stessa espressione. Questo è un po' inquietante, secondo me. Oh, finalmente un salvataggio. Another day, another dollar. Don't forget to punch in. Ok, abbiamo salvato, quindi questo non promette bene. L'interruttore della pompa è lì, ma c'è una grande perdita che blocca la porta. Se riesco a fermare il flusso dell'inchiostro, forse posso entrare. Un'altra registrazione. Wally Franks. Sono andato a prendere il mio spolverino nell'armadio dell'altro giorno e indovina, non riesco a trovare le mie chiavi stupide. Non so come siano scomparsi. Tutto quello che posso pensare è che potrebbero essere caduti in uno dei bidoni della spazzatura mentre stavo facendo il mio giro la settimana scorsa. Spero che nessuno abbia detto a Sammy, perché se scopre che l'ho perso di nuovo, che ho perso di nuovo le mie chiavi, sarò fuori. Aprire il guardaroba di Wally. Suggerimento: ripercorri i passi di Wally. Allora, ci serve la chiave per andare lì e da lì per andare lì. Ripercorri i passi di Wally. Ci serve un paio di chiavi, ragazzi, ma non le trovo. Non ho capito perché diceva nella spazzatura, ma dov'è questa spazzatura, sus? Eccole. Ok. Ci avevo preso che erano nei secchi. Ok, abbiamo preso le chiavi, molto bene. Torniamo lì. Mi è piaciuto il combattimento prima con quei cosi, ve lo dico sinceramente. Ho ancora paura che ci sia un jumpscare incredibile tra poco, proprio. Lo sento. Ok, beviamo tutto. Un'altra registrazione. Audio log name Sammy. Ogni artista ha bisogno di un santuario, Joe. Drew ha il suo e io ho il mio. Per partecipare devi solo conoscere la mia canzone preferita. Il violino trema con una voce acuta, il pianoforte chiama delicatamente, il violino urla di nuovo, il banjo suona. Canta la mia canzone, il mio santuario si aprirà per te. Sammy è un altro personaggio nuovo, non è il capo, il nostro amico, vero? È un altro personaggio nuovo, mi sa. Quindi violino, pianoforte, violino, banjo. Ok, dobbiamo tornare nella sala della musica. Che infatti c'è una porta chiusa qui. So che c'è qualcosa che devo fare qui, sento come se stessi perdendo qualcosa. Allora, violino... pianoforte, violino, questo? Ah, quelle sono tutte sagome di Bendy che mi guardano, inquietantissima questa cosa. Aia, ragazzi, questo mi dà...
Mi dà l'idea di Enigma che ci perderò un attimo di tempo. Forse devo leggerlo più attentamente. No, non si è aperto. Ah, ma questo è il violino, non quello. Quindi è violino. Quello non era il violino. È così, vuoi vedere? Dai. No, neanche così. Ragazzi, ve lo dico sinceramente, sono passati più o meno un quarto d'ora. Io sto provando a suonare questa roba in tutti i modi, ma, come dire, non funziona, amici. Mi sono bloccato malamente, quindi sono andato anche a risentirmi quell'affare. E dice violino, piano, violino, questo. Però non funziona niente. Amici, abbiamo un grosso problema. Mi ricorda da morire il trenino di Poppy Playtime. Questa me la dovete spiegare voi. Io l'unica differenza che ho fatto rispetto a poco fa è stata accendere quello. Però l'avevo fatto anche nei tentativi prima. Ho azzeccato io a sto giro il ritmo. Forse dovevo premere due volte il violino o doveva essere acceso il proiettore. Quindi la difficoltà è riuscire a azzeccare il motivetto con quel coso acceso? Oppure sono io che sto volando e il fatto che io l'abbia acceso e poi abbia fatto questo enigma non sono collegate? Perché nell'audio di prima non diceva che bisognava tenere acceso quell'affare. L'ho acceso perché sinceramente pensavo fosse un indizio, ma non che dovesse rimanere acceso, capito che dico, ragazzi? È un po' come il trenino in Poppy Playtime, per chi si ricorda il capitolo 1. Cioè che ce l'avevo davanti fin dall'inizio, ma ci sono arrivato dopo 20 minuti. Beh ragazzi, ve lo dico sinceramente, non sono 20 minuti, ma un quarto d'ora abbondante, eh? Ok, enigma veramente spicy, devo dire. Se iniziano così nei mini bandi, potrebbero essere peggio di quelli di Poppy Playtime. Ok, flusso, e qui c'è un altro rito satanico di bandi. Ma succede qualcosa se ci passo dentro? Va bene, mi devo aspettare un jumpscare dal bagno? Trova la seconda valvola. Beh, sinceramente mi aspettavo un jumpscare dal cesso, ve lo dico sinceramente. Non dirò niente. Complimenti. Complimenti. Capite perché le rompo? È un continuo di jumpscare e di momenti assurdi. Ma non è lo stesso tizio che portava le sagome di Bendy? Amico? Ah, le evoca lui? Eh? Amico? Le evochi tu questi simpatici amici? Ma che belli! Ma allora sei un po' sus, amico, eh? Ma se tipo me ne vado? No! No! Ok, sto per morire, sto per morire. Ok, mi nascondo dietro gli strumenti. Non credo sia la sua testa, secondo me è tipo un'immagine di Bendy che si è attaccato in faccia, tipo una maschera. Sì, sicuramente è lo stesso tizio che portava le sagome di Bendy in giro. Andiamo via, va, scappiamo via, va. Non so se le ha evocate lui o no, però lui sicuramente fa parte di questo culto di Bendy in maniera molto strong, devo dire, eh. Infermeria, giustamente, adesso si è aperta questa. Ancora questi mostri di inchiostro. Mi chiedo se questi mostri di inchiostro siano persone che hanno fatto questa fine. Oh no, non c'è la valvola. Ok, tanto abbiamo acceso. Eccola. Ah, manca la valvola! L'hanno staccata. Devo andarla a prendere giù, forse? Guarda che inquietante l'ombra. Assurdo. Ragazzi, è fatto veramente bene sto gioco. Mi sta piacendo veramente tanto. Down here we are all sinner. Qui sotto siamo tutti peccatori. Qui c'è uno di questi cosi, ma è armato. Ah, non era armato, ha rubato la valvola questo coso, quindi sono intelligenti. Jack Fun. Amo il silenzio, e questo è così difficile da trovare in questi tempi quando tante cose succedono. E ovviamente che c'è una puzza tremenda qua sotto. Ma questo è perfetto per un vecchio compositore come me. Le canzoni di Sammy hanno sempre una buona energia, però se non fosse uscito di tanto in tanto non ci sarebbero le parole per accompagnare. Quindi manterrò la testa sempre aperta per la musica e cercherò di dimenticare il cattivo odore con il mio naso chiuso. Componeva le musiche qua sotto, in mezzo alle fogne. Particolare, un vecchio musicista lui, che nonostante la puzza continuava a lavorare. Questo qui ha un cappellino, è diverso dagli altri. No, ci deve essere un trucco. Lo devo prendere alle spalle, mi sa. Ok, lui scappa appena mi avvicino. No, ci deve essere un trucco che non capisco.
schiacciare. Ah, ok. Devo aspettare che spawna lì e ucciderlo schiacciandolo. Geniale. Perfetto, vai, muori. Godo. Non posso prendere il cappello? Allora, qui ci sono due idee, perché mi ha dato un achievement per averlo ucciso. Quindi secondo me questo tizio era qualcuno di importante che si è trasformato in uno di questi schifi. Può essere che era questo compositore, beh, avrebbe senso. Perché effettivamente anche stare a contatto magari con l'inchiostro ti può trasformare in uno di queste melme. Potrebbe essere, ragazzi, eh? Stiamo attenti che io ho il terrore di un jumpscare assurdo. Ok. Ok, let's do it. Torna all'ufficio di Sammy. Prepariamoci, ragazzi, secondo me quel tizio con la faccia di Bendy ci aggredirà palesemente. Lui non vuole che andiamo lì. Controllo della pompa. Disegni. Ok, mi ha dato un achievement per aver attaccato la radio. Vai alle scale. Chissà chi è quello, sarà un altro di questi tizi che abbiamo ascoltato nella radio. Mi ha colpito alle spalle, è vero? Lo sapevo, mi colpiva alle spalle. Troppo facile, eh? Sammy Lawrence, è lui! Non vogliamo che le nostre pecore vagassero per strada. No, non vogliamo. Tu sei venuto qui a farmi visita. You came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. Oh my god. Ma i credenti devono onorare il Salvatore, devo farmi notare. I must have him notice me. Wow. Wait. Mi sembri familiare. That face. Not now. L'onore che il nostro Signore sta chiamando, piccola pecora mia, all'ora del sacrificio è arrivata. Ma lui non è il nostro amico, vero? È un altro, forse, che ci conosceva. E alla fine sarò libero da questa prigione. Questo inchiostro oscuro. Deve fare un sacrificio per essere libero. Quiet. Wow, ragazzi, è incredibile. Pure ha recitato benissimo, pure. Il tuo deve essere completato. Vedi, mi ha messo in un cerchio. Mi vuole far fare la fine di Boris. Quindi Bendy è un demone in qualche modo. No, forse no. È andato via. Devo liberarmi. Pecora, 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 ora di dormire. Metti giù la testa, ora di andare a letto. Al mattino potresti svegliarti o al mattino potresti essere morto. No, mi vuole dare in pasto agli slime, secondo me. Ascoltami, Bendy, alzati dall'oscurità, alzati e proclama la mia offerta. Liberami, ti prego. Demone dell'inchiostro, ce l'avevo preso, vedi? Fammi vedere la tua faccia. No, mio signore, indietro, io sono il tuo profeta. Ha attaccato lui, non me! Scappa da Bendy? No, 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 sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, e sono morto. Ho sbagliato strada. In qualche modo hanno fatto un rituale per evocare il demone dell'inchiostro. O forse era un demone che però loro hanno associato all'inchiostro perché sono disegnatori. Va bene, sus. Infatti Bendy aveva l'aspetto di un demone, quindi è tutto basato su un demone vero, quindi i cartoni animati sono di un piccolo demone. Ok, mi sto muovendo in un vortice di inchiostro. Quindi dovevo morire per forza. Sono morto e risorto davanti alla statua di Bendy. Quindi sono diventato uno slime? Anche io? O ero già morto da prima? Possibile che noi eravamo umani ma adesso siamo slime anche noi? Perché siamo morti? E ci ha rievocato Bendy ma sotto forma di slime nero? Non ci possiamo andare, comunque Bendy ha ucciso questo tizio che si chiama Sammy. Ho un vuoto, ragazzi, sono tante informazioni della mia prima volta. Non so se questo Sammy... Ah, ok, riprendiamoci l'ascia. È il tizio nostro amico o è semplicemente uno dei tizi che abbiamo sentito nelle trasmissioni radio? Chissà se potevo non morire, cioè se prendevo l'ascia li potevo combattere. Vai a capire. Non lo so, sus, ragazzi, andiamo via, va? Ha detto un sacco di cose interessanti. Ha detto come se lui non volesse far parte di questo culto, ma c'è entrato e di fatto per liberarsi doveva fare un sacrificio a Bendy. Mi si è rotta l'ascia. Non va bene questa cosa.
questo è Bendy, vero? Questo è il demone in carne e ossa. Via, 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 via. E siamo di nuovo qua. Quindi quando moriamo, noi rinasciamo dall'inchiostro. Ok, dobbiamo scappare velocissimi. Mamma mia, corri, 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 mamma mia. Ok, survive being chasing by Bendy. Quindi lui è proprio Bendy. Se Bendy ci vuole morti, perché la statua di Bendy ci resuscita? Ah, ho preso un achievement per aver collezionato tutte le bacon soap. Ok, me lo immaginavo, vedi. Particolare, quindi forse noi abbiamo fatto un rito. In qualche modo lui ci vuole morti, ma allo stesso tempo veniamo resuscitati dal potere di Bendy. Hello? Ciao, c'è qualcuno? So che sei lì, vieni qui, fatti vedere. I know you're in here. Come out and show yourself. Boris! Quindi è vivo. Boris? Wow. Quindi se ci sono due Boris, vuol dire che come in Poppy Playtime ci sono tanti Aghiwaghi, tanti Mammy Long Legs, ma uno solo grosso. Quindi quello era un clone di Boris, ma questo è il Boris vero. Detto questo, ragazzi, io sono carico e godoso. Ho tante informazioni che devo digerire. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio di Bendy, capitolo 3 del primo gioco incredibile. Che gozo con voi e ci vediamo alla prossima puntata.